si è svolta presso il centro commerciale Le Rondinelle di Roncadelle la presentazione di due iniziative che saranno protagoniste del mese di ottobre e che in entrambi i casi avranno per protagonisti il gusto, la genuinità e il territorio bresciano. La prima è Franciacorta in bianco, alla 19ª edizione, che si svolgerà a Castegnato dal 10 al 12 ottobre e che valorizzerà i formaggi e i prodotti che ruotano attorno al mondo caseario e di cui ci parla il sindaco di Castegnato, Gianluca Cominassi. Beh, innanzitutto quest'anno abbiamo ottenuto l'utilizzo del logo di Expo 2015, quindi la nostra fiera, che come ha detto lei è diventata ampiamente maggiorenne, quest'anno guarda e si proietta da subito al 2015. Il tema di Expo 2015 vuole essere e sarà nutrire il pianeta. Io direi che Franciacorta in bianco rientra appieno in questa serie di iniziative di promozione del territorio, delle specificità di Castegnato, non solo della regione Lombardia e del tutto il territorio nazionale, quindi della nazione intera, e questo ci fa enormemente piacere. Si aprirà venerdì 10 ottobre alle ore 19 l'inaugurazione e il taglio del nastro ufficiale. Ci saranno degli spettacoli di intrattenimento, dei giochi laser ancora venerdì sera. Poi dalle giornate di sabato e domenica ci saranno una serie di degustazioni con le grappe abbinate ai formaggi, ci saranno delle manifestazioni di show cooking, la possibilità di assistere a tutta una serie di eventi collaterali e di poter recarsi a degustare prodotti presso anche i ristoranti locali convenzionati con la fiera. Gli orari saranno da venerdì 10 dalle 19 alle 24, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 22. Interverrà alle manifestazioni anche un esperto del settore, scrittore e giornalista di economia agricola ed enogastronomica, Paolo Massobrio. Beh, ci dobbiamo aspettare questa idea di fare il sistema, di lanciarci da un'iniziativa all'altra, da un centro commerciale dove passa tanta gente alla scoperta dei territori, di questo genius loci che è l'Italia, i paesi. Noi all'Expo dobbiamo portare questo, cioè solo far vedere come è concepito un paese, con la sua piazza, con la sua voglia di fare, con i suoi bar, con i suoi ristoranti, eccetera, è una cosa dell'altro mondo. E questo lo vedremo nell'ambito di una festa che ha un tema anche inerente all'alimentazione, come Franciacorta in bianco, e il tema sono i formaggi, ma non solo i formaggi da assaggiare, da comprare, si potrà fare perché sono tanta gli espositori di formaggi che arrivano in tutta Italia, ma anche la civiltà del formaggio, cosa c'è dietro, la storia della transumanza, il formaggio in rapporto alla salute, il formaggio come divertimento o come ingrediente di cucina. Ne parleranno personaggi straordinari, ci sarà Carlo Fiori, uno dei massimi affinatori di formaggi, Federico Francesco Ferrero, che ha vinto MasterChef, che è un'intelligentissima persona, io l'ho scoperta appena dopo la sua vittoria, abbiamo fatto anche delle cose insieme e ha voluto essere con noi a Franciacorta in bianco. E poi Rigoni Stern, che parlerà della transumanza ma anche della solidarietà, e tanti tanti altri personaggi. La seconda manifestazione è Ottobre con Gusto, un'occasione per visitare i commercianti del centro commerciale Le Rondinelle senza farsi sfuggire l'opportunità di acquistare e gustare prodotti tipici locali che i vari produttori proporranno tra le gallerie del centro. Inoltre, ambedue le rassegne enogastronomiche proporranno momenti di intrattenimento, spettacolo e show cooking. L'iniziativa di Ottobre con Gusto viene presentata da Andrea Pallaro, direzione centro commerciale Le Rondinelle. Siamo contenti per il secondo anno di inaugurare questo tipo di iniziativa. Ottobre con Gusto fa parte di un filone tematico che si inaugura, diciamo, in questo periodo, durerà fino al 2 novembre, sarà possibile per tutti trovare questi produttori all'interno delle nostre gallerie. Siamo veramente fieri di una collaborazione con istituzioni di tipo qualificato e sicuramente ci auguriamo possano essere solo l'inizio e come dicevo prima, inaugurano anche quello che è la nostra produzione di eventi che siamo abituati a congegnare insieme al territorio, collegandoci al filone tematico di Expo 2015. Programmeremo una serie di iniziative che vanno un po' in questo senso.
Ai nostri microfoni parla anche Chiarini Giampietro, presidente dei commercianti del centro commerciale Le Rondinelle. Ma sicuramente ogni iniziativa che facciamo al centro commerciale Le Rondinelle, specialmente le nostre iniziative che sono legate al territorio, riescono sempre a convogliare qualche presenza in più, sicuramente, anche se il momento è difficile e anche se in questo momento il centro commerciale Rondinelle ha un problema di viabilità notevole per le varie iniziative a livello provinciale, a livello nazionale. Stanno lavorando sulla TAV, stanno lavorando sulla terza corsia della tangenziale sud e soprattutto c'è stato tutto il discorso della Brebemi. Ecco, noi pensiamo che questo momento un po' difficile dal punto di vista viario sarà compensato in futuro da una maggiore accessibilità al centro e una maggior fluibilità da parte dei nostri clienti. Certo, ogni iniziativa che facciamo, noi le facciamo tutte legate col territorio, facciamo l'iniziativa con la Mille Miglia, facciamo l'iniziativa con l'AIL, facciamo l'iniziativa con la Brescia Marathon, con il Calcio Brescia, e questa di ottobre invece vuole essere un'iniziativa un po' particolare, un'iniziativa importante, perché riesce a mettere assieme quelle che sono le peculiarità della grande distribuzione, di un grande centro commerciale con i suoi afflussi, con quelle che sono le realtà locali, le realtà diciamo enogastronomiche locali, meno conosciute, ma non per questo meno valide, anzi tutt'altro. Riuscire a mettere assieme quella che è la grande distribuzione con questa realtà penso sia una mossa vincente sia per queste piccole realtà ma anche per la nostra grande distribuzione. E questo è l'obiettivo che Ottobre con Gusto si prefigge, al di là di riuscire a far sì di trovare un ambiente più bello e confortevole per la nostra tradizionale clientela. Quella di riuscire a fare anche un po' sistema, perché da questa crisi che attanaglia un po' la nostra nazione da troppo tempo si esce solamente se si fa sistema, se tutti insieme facciamo un qualche cosa. Non esistono più le isole felici per cui ci si può crogiolare. O si va a fondo tutti insieme o si esce tutti insieme. Noi vogliamo uscire tutti insieme da questo, mettiamo a disposizione i nostri spazi, il nostro centro, perché questa ripresa economica, almeno per quello che possiamo fare noi dal nostro punto di vista, possa avvenire. Valorizzazione del territorio e della propria produzione sono garantiti dal marchio Made in Provincia di Brescia. Ai microfoni parla Mauro Tognoli, presidente del Consorzio Eccellenza Provincia di Brescia. Sì, noi saremo all'interno del centro commerciale partendo dal weekend del giorno 11 e 12 fino all'ultimo del 1-2 novembre, perciò per quattro weekend consecutivi, con circa una ventina dei nostri rappresentanti, i nostri produttori a rotazione. All'interno di questa manifestazione, nella giornata di domenica, faremo ogni domenica un cooking show realizzato da quelli che sono i nostri associati, Trattoria al Gallo, Castalimet, un produttore che si chiama Torte di Giada ed altre realtà. Per noi una grossissima opportunità, perché sicuramente essere all'interno di questo centro commerciale ricco di utenza vuol dire che permette anche a noi di poter presentare a un maggior numero di persone quelle che sono le nostre realtà, le nostre eccellenze. E sicuramente un altro fattore importante è che loro potranno proporre i prodotti ad un prezzo che ritengono equo, senza passare attraverso quella che era la filosofia una volta che si pensava all'interno del centro commerciale di una grossa distribuzione. Perciò eccellenze, prodotti di eccellenza, continuiamo e l'obiettivo è quello di far conoscere soprattutto e sempre di più ai nostri concittadini quali sono i nostri prodotti, perché sicuramente credo, siccome sono anche produzioni abbastanza contenute, non abbiamo grosse produzioni che si possono rivolgere alla grande distribuzione, ma soprattutto sono prodotti di nicchia, sono prodotti tipici, devono essere conosciuti e venduti al meglio. Io credo che da questo punto di vista se noi promuoviamo esclusivamente e sosteniamo solo quelle che sono le aziende del commerciale di Brescia, credo che sia importante per cercare poi di lasciare al di fuori altre realtà che sicuramente meritano, ma che potrebbero essere anche sotto il profilo economico una sottrazione di fatturato. Ecco, allora perciò cerchiamo di vendere al meglio le nostre produzioni, diamo una mano ai piccoli produttori, cerchiamo di portarli sempre all'interno di strutture coperte, ben protette, togliamoli sempre dall'acqua e alla neve e cerchiamo come consorzio di continuare in quest'opera. Abbiamo già in calendario altre manifestazioni già anche per l'anno prossimo e perciò parteciperemo massicci a determinate tipologie di eventi ed eventualmente contenuti in altre realtà, soprattutto con un discorso di rappresentanza.